Buongiorno, Focus TG con tutte le notizie del nostro territorio, i collegamenti in diretta dalle nostre province, ma partiamo questa volta dal Friuli Venezia Giulia perché la nostra redazione triestina Tele4 ha seguito la rivolta nel carcere di Trieste. Oggi, ora la situazione è tornata alla tranquillità, sono state delle misure disciplinari che hanno scatenato le reazioni dei detenuti. Vediamo. Detenuti dalle finestre del carcere, materassi e coperte date alle fiamme e via Coroneo e limitrofe blindate dalle forze dell'ordine. Clima surreale nella serata di ieri per la rivolta scoppiata nella casa circondariale triestina attorno alle 19.30. Siamo trattati come animali, si sentiva gridare, stavolta finisce male, dormiamo a terra e con le cimici. Polizia, carabinieri, esercito e vigili del fuoco hanno creato da subito un cordone di sicurezza lungo la via, allontanando tutti i presenti. Poi, dopo una prima mediazione degli agenti, quella messa in atto dal responsabile del carcere della Camera Penale Enrico Miscia e la garante per i detenuti Elisabetta Burla, ma il tentativo è fallito. Dunque l'irruzione delle squadre speciali in tenuta antisommossa, ci sono stati degli scontri tra agenti e detenuti con le forze dell'ordine che hanno lanciato dei lacrimogeni per reprimere la sommossa. Alla rivolta hanno partecipato oltre 100 detenuti dei 260 che sono chiusi nel carcere. La struttura potrebbe invece ospitare fino a un massimo di 150 persone. Contestata la situazione di sovraffollamento resa ancora più pesante dall'ondata di caldo. L'emergenza è rientrata alle 23.10. Il bilancio dei feriti, che fino alle 23 di ieri era di 6 persone, è salito a 8 dopo la mezzanotte, con due detenuti ricoverati in medicina d'urgenza. Entrambi però non sono in pericolo di vita. Delle persone trasferite all'ospedale di Cattinara, tre sono state trattenute in pronto soccorso, mentre altre tre sono state dimesse stamani. Per tutta la notte davanti al penitenziario è rimasta un'ambulanza per assicurare assistenza sanitaria in caso di bisogno. In seguito alla rivolta, la SUGI si è mobilitata attivando il proprio piano interno per maxi emergenze per gestire la possibile affluenza straordinaria di feriti. Sono state messe in campo per la rivolta 10 ambulanze e un'auto medica. Servizio di Marco Stabile, che è il caporedattore della nostra redazione triestina di Tele4. Dalle prime ore dell'alba, siamo tornati in Veneto, a Verona, la Polizia di Stato sta dando esecuzione a 7 misure cautelari emesse nell'ambito di un'ampia attività di indagine che vede coinvolte per diversi episodi di violenza 29 persone indagate gravitanti nell'estrema destra scaligera. Gli indagati sono contestati a vario titolo i reati di lesioni, violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravati e porto di oggetti atti ad offendere. Due degli arrestati facevano parte dei 67 tifosi italiani che lo scorso 15 giugno a Dortmund, prima della partita Italia-Albania del campionato europeo Euro 24, erano stati intercettati dalle autorità tedesche poco prima di aggredire un gruppo di supporter albanesi. Durante il controllo erano stati trovati numerosi passamontagna e bombe carta. Tutti i tifosi erano stati sottoposti ad un fermo preventivo. Uno dei due veronesi fermati in Germania, tra l'altro, risultava anche destinatario di un DASPO internazionale. Sono state diffuse, tra l'altro, le immagini di risse proprio anche nel centro di Verona. A proposito di risse, vediamo a Vicenza, dove aumenta l'allarme sicurezza nella zona stazione in Viale Milano. Alcuni uomini hanno scatenato una rissa proprio in strada. Violenza in strada, scene tratte dalla foresta urbana di Viale Milano a Vicenza, dove si consuma l'ultima rissa tra immigrati. Una scena scioccante, quella a cui i cittadini che abitano nel quartiere sono stati costretti ad assistere, richiamati dalle urla provenienti dalla strada. Sono le 5:30 del mattino quando inizia una lite furibonda. Chi vive nella zona viene svegliato di soprassalto da questi personaggi che evidentemente a quell'ora sono in giro. Si prendono furiosamente a pugni, a calci, si accapigliano.
dai video girati da chi vive nelle palazzine che si affacciano su Viale Milano, gli sfidanti che si affrontano a torso nudo sarebbero principalmente due e altri stranieri cercano di dividerli. A quanto pare sarebbero state lanciate anche delle bottiglie di vetro, forse un regolamento di conti. Certo è che nella zona, un reticolato di strade noto come il Quadrilatero, accanto alla stazione ferroviaria e a Campo Marzo, la tensione è sempre più alta. Qualcuno ha chiamato la polizia, ma quando le volanti si sono precipitate sul posto, il gruppo di immigrati si era già dileguato. Restano sulla strada macchie di sangue e poi la rabbia, tanta rabbia, l'esasperazione di chi vive in questo piccolo inferno urbano. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, è proprio per l'allarme sicurezza. Questa mattina in prefettura è stato firmato il protocollo Mille Occhi sulla città. Si tratta di un accordo tra comune, prefettura, forze dell'ordine e i vigilantes, cioè le guardie private. Sentiamo cosa ci dice da Vicenza il nostro collega Daniele Garbin. Mille occhi sulla città è la firma del protocollo che è appena stato sottoscritto in questo momento in questa sala in prefettura, come il prefetto buongiorno. E il sindaco di Bassano. Buongiorno a tutti. Ecco, un protocollo importante perché è il recepimento a livello locale di un provvedimento nazionale col Ministero e con l'ANCI e con le strutture soprattutto di vigilanza privata. La novità è questa, si cerca di coinvolgere di più per aumentare e implementare la cosiddetta sicurezza di prossimità, vero signor Presidente? Sì, il documento parla di sicurezza complementare, cioè nel senso che si va a dare un ulteriore contributo nei territori, in questo caso con le guardie particolari giurate, quindi hanno la possibilità di fare segnalazioni tempestive tramite le centrali operative sia delle polizie locali che delle forze di polizia a livello territoriale. Nel protocollo viene aggiunto, oltre alla centrale operativa della Questura e dei Carabinieri, anche il numero di pubblica utilità del 117, quindi si amplia il novero del coinvolgimento delle forze di polizia. Lo scopo è quello di dare immediatezza nella segnalazione di fatti e accadimenti che nei territori comunali possono destare preoccupazione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Buon lavoro, intanto la ringraziamo per la chiarezza. Cosa significa un protocollo del genere in una realtà locale, non comune, magari praticamente a Bassano? Ecco, cosa cambia? Beh, è fondamentale, io per questo ringrazio anche Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le forze dell'ordine per questo importante protocollo, perché vuol dire un monitoraggio attento su tutto il territorio comunale e un presidio costante del territorio che garantisce anche una certa tranquillità tra i cittadini. Bassano, insomma, è un'entità che non ha grandi problemi di sicurezza, ma sicuramente questo tipo di iniziative permettono, no, un rafforzamento anche della sensazione delle presenze delle forze dell'ordine attraverso anche questi istituti di vigilanza, quindi possiamo dire che il territorio è sotto controllo. Quindi c'è un buon lavoro anche a lei, soprattutto anche in vista del mandato e soprattutto un coinvolgimento con i cittadini, anche è imprescindibile il controllo di vicinanza. Ah, certamente è fondamentale la partecipazione dei cittadini, infatti segnalateci situazioni particolari soprattutto nelle aree periferiche della città. Come obiettivo di questa amministrazione c'è anche l'implementazione di tutto il sistema di videosorveglianza per rendere la nostra città sempre più sicura e ovviamente avendo un monitoraggio costante di tutte quelle situazioni particolari, soprattutto nelle periferie. Quindi un accordo che riguarda altri 11 comuni, tra i quali Vicenza, Bassano e Grappa, avete visto il sindaco di Bassano e Grappa Nicola Finco e il prefetto di Vicenza, il dottor Salvatore Caccamo. E a Padova in meno di una settimana sono già 5 gli arresti per spaccio di stupefacenti, non si fermano i controlli della Polizia dello Stato. Lotta allo spaccio di droga in città. In queste settimane estive si sono intensificati i controlli della polizia nelle aree dove maggiormente sono segnalati episodi di compravendite di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto di lunedì in Prato della Valle, dove la squadra mobile ha fermato un 31enne badante tunisino che aveva appena spacciato una dose di hashish, i poliziotti si sono spostati in via Vigo Novese, dove vicino ad un bar hanno bloccato un tunisino che aveva appena venduto una dose di cocaina per 40 euro. Lo straniero in tasca aveva anche altre 8 dosi di droga
droghe, 950 euro. I poliziotti allora hanno perquisito la sua abitazione, un appartamento a Vicenza, dove hanno trovato altri 2.000 euro, tutti in banconote di piccolo taglio, segno di una fiorente attività di spaccio. In zona stazione invece sono stati bloccati e arrestati due nigeriani di 35 e 29 anni. In totale i due stavano cercando di nascondere 15 ovuli di eroina e 4 di cocaina, oltre a stupefacente ancora da dividere. Se venduta, la droga avrebbe fruttato loro diverse migliaia di euro. Un altro tunisino di 49 anni, ricercato per spaccio, è stato trovato e arrestato alla stanga. L'uomo deve essere estradato. Nel 2023, infatti, aveva ceduto un ingente quantitativo di droga a dei connazionali che si stavano imbarcando al porto di Genova. Negli ultimi tempi lo spaccio di droga è cresciuto in città e da inizio anno sono infatti già 79 gli arresti e 48 le denunce per droga fatte dalla polizia di Padova nei controlli quotidiani del territorio, dove sono stati anche sequestrati oltre un chilo di cocaina, quasi 3 chili di eroina, oltre a 6 chili tra hashish e marijuana e quasi 65.000 euro in contanti. Tra poco andremo a Vidor per darvi gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Alex Marangon. Ci sono oggi i vigili del fuoco sulla scarpata su cui potrebbe essere caduto da una terrazza il giovane trevigiano. E intanto si sta utilizzando anche un drone. Vediamo i titoli del Gazzettino. Alex Marangon, 6 punti oscuri dell'inchiesta, il rito, la fuga, l'allarme all'alba, la famiglia contro l'ipotesi della caduta occidentale, le tracce del volo della scarpata e poi la frase shock dello sciamano Zwin. Altri titoli del Gazzettino: Irene Rizzotto, l'ultimo gesto di generosità prima dell'addio alla 26enne morta dopo un'emorragia cerebrale, il dono degli organi. Incidente sull'autostrada A4, un morto e due feriti, uno di loro è grave, è avvenuto all'altezza di Verona. Torniamo alla violenza, c'è un allarme, vi dicevo, sicurezza particolarmente alto a Vicenza, tanto è vero che c'è stata la riunione in prefettura. Uno straniero che stava tentando di rubare un monopattino ha picchiato il farmacista che aveva tentato di fermarlo. La legge della foresta, la regola del più forte, del più arrogante, del più violento. Ladri che aggrediscono chi tenta di fermarli, siringhe in centro storico, degrado. A Vicenza i commercianti lanciano l'allarme, così non si può più andare avanti. L'ultimo episodio questa mattina, quando in Piazza delle Erbe un farmacista nota uno straniero che sta tentando di rubare un monopattino elettrico posteggiato negli stalli per le biciclette. Prova a fermarlo e i testimoni raccontano che a quel punto si scatena l'inferno. Il signore stava filmando il ragazzo che stava cercando di rubare un monopattino che si trova lì e praticamente vedendolo ha iniziato a dirgli di smettere di filmare e l'ha iniziato a picchiare. E praticamente con un pugno alla faccia a un certo punto penso abbia perso i sensi e si è accasciato ed è caduto sulla vetrina della farmacia rompendo i vetri e io avvicinandomi ho visto che era completamente con la faccia gonfia e perdeva molto sangue e il ragazzo poi l'ho visto scappare su una bicicletta e raccogliere il telefono con cui il signore aveva filmato. Il tentato furto, l'aggressione. Tutto questo succede alle 10 del mattino, in pieno giorno, a Vicenza, in centro storico, davanti ai passanti. I commercianti sono furiosi e lanciano una raccolta firme per dire basta al degrado. Uno per chiedere sicurezza e due per chiedere di svegliare un po' il centro storico che da un anno ormai è andato in caduta libera. Per terra i frammenti della catena che assicurava il monopattino, ma girando in centro storico tra i sanpietrini si trovano sempre più spesso anche le siringhe. In Contrada Garibaldi una bimba di un anno e mezzo si è trovata un ago conficcato su un sandalo. Sembrerebbe che non sia stata punta fortunatamente, ma anche questo testimonia una situazione sempre più critica. La questione del degrado è davvero molto molto sentita, la presenza di tossici, addirittura di siringhe in centro storico. Noi abbiamo trovato qui in Corso Palladio
Un ago, questo è un ago che appartiene a una siringa pre-riempita, quindi con un serbatoio che contiene un farmaco. Non è il tipo di siringa che viene utilizzata dai tossicodipendenti, però resta il fatto che è qui dove non dovrebbe essere e c'è un ago e qualcuno si potrebbe pungere. Restando in città, questa è la situazione del degrado davanti all'asilo di San Rocco. Siringhe dappertutto, vicino a un luogo frequentato dai bambini. Insomma, i commercianti sono davvero esasperati. Qui bisogna prendere dei provvedimenti, no, seri di più. Turisti molto pochi, eventi pari a zero, sicurezza meno di pari a zero. Cosa devo dire? Non c'è niente da dire. Siamo qui e siamo alla frutta. Sempre bulli in azione, ragazzi violenti che se la prendono con i coetanei. E i carabinieri di San Donà di Piave sono riusciti ad individuare i responsabili di un'aggressione violenta avvenuta in aprile a Noventa di Piave. Li hanno minacciati con un machete e poi hanno colpito due di loro con un taser artigianale provocando lesioni a causa del suo malfunzionamento. Si tratta di un gruppo di ventenni, uno di San Donà, quattro trevigiani. Lo scorso aprile hanno aggredito quattro minorenni a Noventa di Piave. Determinanti nelle indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l'aggressione ed identificare tutti i sospettati. Lo scorso giugno la perquisizione in casa dei cinque estesa, sulla base degli indizi acquisiti, anche ad un 33enne residente nel Trevigiano, fratello di uno degli indagati, che ha portato al sequestro di mezzo chilo di hashish e un bilancino di precisione. L'operazione condotta dai carabinieri di San Donà, con il supporto dei colleghi di Conegliano e del 4 Battaglione di Mestre, hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di perquisizione nei confronti degli indagati, emesso dalla Procura di Venezia. I cinque devono ora rispondere di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso. Arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio, il fratello di uno di loro. È ancora un giallo la morte di Alex Marangoni. Andiamo subito in diretta da Cristian Arboiti e Nicoletta Rizzetto a Vidor. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno anche da parte di Nicoletta. Nicoletta che adesso ti sta inquadrando la scarpata dove fino a poco fa i vigili del fuoco con i carabinieri hanno battuto palmo a palmo l'area. Quella che vedi ovviamente sullo sfondo è l'abbazia di Vidor. Noi per la precisione siamo appostati dall'altra parte del fiume, dall'altra parte del Piave, in comune di Pederoba, a Covo. Da qui la visuale ci ha permesso di seguire ora dopo ora questa mattina le operazioni, il sopralluogo, questo secondo sopralluogo che ha visto protagonisti soprattutto i vigili del fuoco che inizialmente si sono calati con le corde, poi hanno battuto tutta la scarpata, tutta la riva che dà sul Piave e vedi poi quella parete particolarmente scoscesa, anche lì si sono soffermati i vigili del fuoco, il nucleo fluviale, insomma gli operatori. È entrato in funzione anche un drone, si è elevato in volo a metà mattina per i rilievi fotografici, quindi tutta l'area, tutta questa zona è stata mappata con un drone di ultima generazione, quindi magari qualche elemento potrebbe arrivare anche nel pomeriggio. Perché che cosa si sta cercando? Si stanno cercando molto banalmente dei rami spezzati, non solo delle tracce ematiche, ma proprio dei rami spezzati, perché una delle ipotesi sul tavolo, una delle ipotesi ritornata nelle ultime ore è che Alex sia caduto. Certo, quella che vedi, quella che Nicoletta sta inquadrando, è una scarpata particolarmente larga, non è un dirupo che si lancia verticalmente nel Piave e c'è tra l'altro una fittissima boscaglia, quindi è difficile davvero pensare a un volo, infatti si sta indagando senza soluzione di continuità. Ora i rilievi sono in corso, sono ancora in corso, ma potrebbero appunto finire a breve, da quello appunto
che ho recepito qualche minuto fa. Però appunto un fronte è quello del sopralluogo, delle indagini proprio sul terreno, un altro quello delle testimonianze, che appunto sono forse la cosa più delicata. Si tratta di capire se qualcuno sa qualcosa, se tra quei 20 partecipanti qualcuno può avere un ruolo diretto o indiretto nella tragica fine di Alex. Al momento, ieri lo ha confermato la procura, non c'è nessun indagato, ma è chiaro che ogni dettaglio in questa fase dell'indagine è prezioso. A tal proposito ti faccio sentire proprio l'ultima presa di posizione dei familiari del povero Alex, dell'avvocato Nicodemo Gentile in particolare, che chiede alla procura di verificare le condizioni dei partecipanti al rito di musica e medicina alternativa, possiamo chiamarla così, ecco. Verificare le condizioni, quindi fare degli esami tossicologici, ma nel servizio spieghiamo proprio in che cosa consiste la richiesta dei familiari. Chiede accertamenti tossicologici su tutti i presenti al rito l'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la famiglia di Alex, verifiche, dice il legale, che dovevano essere già fatte. L'uso di sostanze, questo è il punto, potrebbe aver alterato anche il ricordo e la genuinità delle dichiarazioni finora rilasciate da chi ha partecipato a quel raduno di musica e terapia alla presenza dei due curanderos. Finora il guru Andrea Zuin, organizzatore dell'evento, ha parlato di tisane depurative. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva, perché è come se rilasciassi qualcosa, ma è tutto in nome della pace, della soluzione dei problemi, non della creazione, non di certo nella stimolazione di un assassino, non di certo nella stimolazione di una rabbia. Non solo, a poche ore dal nuovo sopralluogo sulla scarpata adiacente all'abbazia, il legale della famiglia ribadisce di non credere all'ipotesi di caduta accidentale e a maggior ragione volontaria. Più che buttarsi, è stato lanciato da un terrapieno l'ipotesi di Gentile, cui si aggiungono le parole del papà di Alex, Luca, che in un post pubblicato nelle scorse ore sui social è ritornato a lanciare un appello a chi c'era. Ogni dettaglio può essere importante, dice Luca Marangon, che descrive il figlio come un ragazzo pieno di voglia di vivere, generoso, che si fidava degli altri, forse troppo ingenuo. Insomma, per la famiglia qualcuno almeno ha visto e sa qualcosa, anche indirettamente. Dall'abbazia finora la voce più chiara è stata quella dello stesso Zuin. Io in cuor mio sono sicuro e ho fede che i presenti in quel cerchio non sono responsabili. Questa è la convinzione di Andrea Zuin, quello che è stato definito un po' da tutti come il guru. Io ti lascio con questa immagine, direttore. Quella è la scarpata su cui si stanno concentrando carabinieri e vigili del fuoco. Da lì potrebbe arrivare la soluzione al mistero, al giallo della morte di Alex. I legali, lo hai sentito, escludono la caduta accidentale, escludono fin dall'inizio quella volontaria. Parliamo appunto di una scarpata comunque larga diversi metri, con una fitta boscaglia. Questo è quello che possiamo vedere tutti in questo momento. Io ti lascio però con le parole di Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULS 2, che vuole fare un po' di chiarezza sia sulla figura dei cosiddetti curanderos, sia sulla ayahuasca e tutte quelle piante che possono avere effetti nocivi per la salute umana. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Sentite Benazzi. La ayahuasca ovviamente è un miscuglio di erbe, dalle liane e ovviamente e da altre sostanze che vengono, è un intruglio che viene preparato e poi viene somministrato come decotto, quindi alla persona che ovviamente la vuole prendere. Chiaramente contiene le sostanze che sono considerate in Italia per la categoria 1 illegali e che quindi sono sostanze allucinogene.
allucinogeni che creano ovviamente delle visioni, che creano dei problemi, che creano dei disturbi importanti soprattutto al sistema nervoso centrale, anche con aggressività o depressione. Nel momento in cui c'è questa trasposizione al di fuori del proprio corpo che creano queste sostanze allucinogene, potrebbe essere anche che poi alla fine la persona non controllata non riesce a controllarsi e possa anche avere dei fenomeni legati all'aggressività verso altri o verso se stesso. E questo era il direttore generale Francesco Benazzi, che ringraziamo, grazie anche a Cristian Araboi e Nicoletta Rizzetto da Vidorra, caldo soffocante, spesso i nostri inviati lavorano in quelle condizioni col caldo e il freddo. Si spera che la temperatura sia migliore sull'altopiano di Asiago, dove domani ci saranno le celebrazioni per i 100 anni degli alpini dell'altopiano, e andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato. Buongiorno, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Qui minaccia pioggia, quindi incrociamo le dita, speriamo bene. Di certo però le previsioni del tempo dicono che domani sarà soleggiato. Domani grande festa qui ad Asiago per i 100 anni degli alpini asiaghesi. Con me il presidente degli alpini della sezione di Asiago, Enzo Biasia, e con me anche il tenente colonnello Antonio Esposito, che sta seguendo proprio tutte le operazioni per la costituzione e la realizzazione della cittadella degli alpini, che domani appunto verrà letteralmente vissuta dalle tantissime persone che parteciperanno a questo momento così intenso ed emozionante. Partiamo proprio dal presidente Biasia. Cosa c'è da aspettarsi domani, presidente? Domani sicuramente ci sarà tanta gente che verrà a visitare questa cittadella alpina, e anche per ricordare il centenario della sezione Monte Ortigara, sezione storica, orgogliosa oggi di avere qua la cittadella alpini e tanti alpini che arriveranno dalle nostre zone. Ci sarà la sfilata, come tradizione vuole, e che attraverserà proprio la città. Sì, esattamente, domani mattina alle 9, prima di tutto il Consiglio Comunale di Asiago darà la cittadinanza onoraria alla sezione Monte Ortigara, dopodiché si darà in sfilata fino al Sacrario, faremo la deposizione di corona in onore ai caduti che sono morti in guerra, questi tanti giovani, sono 56.000 che sono morti per salvare la nostra patria, per la grande guerra che è il nostro centenario e nel segno della pace, per ricordare che abbiamo bisogno di pace in tutto il mondo. Certo, e poi ci sarà anche ci sarà lo scoprimento di questo monumento dedicato proprio ai 100 anni degli alpini di Asiago. Sì, esattamente, dopodiché faremo scoprimento di questo alpino per ricordare i 100 anni della storia degli alpini della sezione Monte Ortigara, che è rivolto verso il nostro sacrario e verso l'Ortigara, quella terra sacra degli alpini, in quella colonna per non dimenticare. E ricordiamo perché proprio domenica 14 luglio ci sarà appunto il pellegrinaggio sull'Ortigara, che è un po' ormai una tradizione. E ci troviamo ai piedi del sacrario di cui appunto faceva accenno il presidente Biasia, e ci troviamo assieme al tenente colonnello Esposito, perché qui si sta costruendo questa cittadella. Cosa ci sarà qua dentro? Sì, intanto buongiorno a tutti. Ovviamente è un piacere essere stati coinvolti dell'Anno di Asiago per il centenario, soprattutto per creare questo evento. Questo è un'alpinatura, un evento particolare, non la classica cittadella della Dunata, quello che abbiamo visto a Vicenza qualche mese fa. È una cosa focalizzata soprattutto per la parte sportiva. Quindi al di fuori di vedere i nostri mezzi dell'esercito italiano, che vedete alle spalle, ma li vedete poi allestiti domani con calma, una tenda con tutti i nostri equipaggiamenti, i materiali che utilizziamo, c'è l'attività sportiva in quanto tale. C'è una palestra di roccia che potrà essere utilizzata e scalata con i nostri istruttori sia dell'esercito che dell'associazione nazionale alpini. Ci sarà poi un percorso ginnico-militare chiamato CrossFit, però è un qualcosa che facciamo fare i ragazzi con degli step ben precisi, un istruttore che li spiega, li guiderà lungo questo percorso, e quindi potranno passare il tempo che vorranno qui da noi, qui nella Piazza degli Eroi, a fianco al sacrario di questa bellissima città di Asiago. Quindi sarà dedicata questa cosa soprattutto ai più giovani? A tutti quanti, ovviamente la parte sportiva è più interessante. Teste dei
ragazzi, anche per avvicinare i ragazzi all'esercito italiano, all'associazione Alpini, per l'ambito della protezione civile, quello che fanno loro. L'associazionismo è molto importante. Ortigara è poi importante perché è stata la prima dotata nazionale, se non ricordo male, Presidente, quindi questa è una terra veramente importantissima da questo punto di vista, e quindi per noi è un onore essere qui e collaborare con loro per questo evento particolare dell'esercito e delle truppe alpine. Ecco, ultima battuta prima di lavarci totalmente, perché sta piovendo, e chi è che sta lavorando qui? Qui ovviamente c'è il 7° Reggimento Alpini, che è di Stanza Belluno, quindi per vicinanza geografica è quello che in zona viene sempre, il Comando Brigata Alpina Iulia, che coordina l'attività con il nostro Duco Carabinieri presente, e poi c'è il nostro 14° Reparto Comando, che è quello che sta organizzando la parte sportiva, specialmente nel percorso civico militare. Gli istruttori di alpinismo sono del 7° Reggimento Alpini, vi aspettiamo domani dalle 9 in poi a vostra disposizione. Quindi hai sentito, direttore, tante cose in programma per questo momento che culminerà nella giornata di domani, sabato 13 luglio, con questo sfilamento, e poi un'intera giornata dedicata proprio all'alpinità e agli alpini. Da Asiago ti ricedo la linea e una buona giornata. Grazie a Vanessa Banzato, a Alessandro Costacurta, il nostro operatore, e ovviamente alle Penne Nere. Domani vi ricordo la diretta non stop su Rete Veneta su queste importanti celebrazioni. Adesso torniamo a valle, andiamo a Noventa Padovana, perché la giunta regionale ha approvato il passaggio di San Vito di Vigonza alla città del sindaco Marcello Bano, che vedo insieme alla nostra collega Valentina Visentin. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, un caso unico possiamo dirlo, quello della frazione di San Vito, un quartiere che si trova nel comune di Vigonza ma da sempre molto più vicina a quello di Noventa, legato a Noventa dai servizi, dalla logistica, ed è stato un passaggio proprio pacifico che ha visto lavorare insieme in questi ultimi mesi, anzi anni, il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro e quello di Noventa Padovana Marcello Bano, che è qui con me, coinvolgendo anche il costituzionalista, il professor Mario Bertolissi, noto perché insomma fa parte della commissione per l'autonomia differenziata, è stato coinvolto anche in questo passaggio, e di fatto ieri c'è stato un ulteriore tassello che porta San Vito verso Noventa Padovana, perché la giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge per la variazione dei confini di questi due comuni. Sindaco Bano, che cosa significa? Beh, per noi è una grande soddisfazione, però premetto che è solo l'inizio, perché oggi la giunta regionale ha approvato questo disegno di legge che dovrà andare in consiglio regionale per la modifica dei confini, come avviene nei consigli comunali. Però è frutto di un grandissimo lavoro che abbiamo fatto sia io che il mio omologo Gianmaria Boscaro, ma soprattutto i consiglieri di San Vito, perché ci sono due consiglieri di San Vito, che è la Marisa Grisente e Nicolò Tacchetto, che ci hanno sempre creduto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, tant'è che ho voluto il luminare Massimo, che fa parte della delegazione trattante Stato Regione per il Veneto, che era Mario Bertolissi, che ha voluto esprimere un parere pro veritate, quindi un parere terzo e non di parte. Quindi da là è cominciato tutto un iter molto complesso che vedrà la massima espressione nel referendum che sarà celebrato solo dai cittadini di San Vito. Ecco, spieghiamo bene, sindaco, perché dopo il parere della giunta regionale del Veneto e il consiglio regionale, la parola finale spetta proprio ai cittadini del quartiere di San Vito, che dovranno partecipare al referendum. Certo, rappresenta un istituto di partecipazione popolare, cioè il futuro di San Vito viene deciso non dalla regione, né dal comune di Noventa, né dal comune di Vigonza, ma dagli stessi cittadini di San Vito. Noi su questa stella polare ci siamo sempre mossi come due amministrazioni, quindi abbiamo lasciato gli interessi di parte dell'uno e dell'altro per raggiungere questo obiettivo, perché quello che volevamo è dare l'opportunità ai cittadini di potersi esprimere del proprio futuro. Ecco, cosa significa tecnicamente per un comune annettere una nuova frazione? No, diciamo rincorporare. Perché il discorso è molto semplice. Nel 1854 eravamo sotto il dominio austriaco
gli austriaci hanno deviato il corso del Brenta, lasciando da questa parte qua la frazione di San Vito. Quindi San Vito era completamente distaccata dal comune di Vigonza. Paradossalmente, per andare nel comune di Vigonza dovevano passare per il comune di Padova. Mentre tutti i servizi ruotavano attorno a Noventa, quindi le scuole, i trasporti, l'ASL, il comune, era qua sotto Noventa. E quindi era normale sistemare un problema che si era creato ancora nel 1854. E quindi cosa rappresenta? Rappresenta rifare tutti i mappali, fare una mappatura delle strade, del patrimonio, ma soprattutto portare a Noventa Padovana, se decideranno così i sanviotti, 1340 persone nuove. E questo è una cosa molto importante. Allora ringraziamo il sindaco Marcello Bano, dunque la parola finale aspetterà ovviamente ai residenti del quartiere di San Vito con un referendum che, se l'iter viene rispettato, dovrebbe celebrarsi nel prossimo autunno. Intanto da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Valentina Vicentin e anche a Federico Cibotto. Non poteva che finire così, perché c'è un sindaco come Marcello Bano molto determinato e molto efficiente. Erano coinvolti un costituzionalista del calibro di Mario Bertolissi e il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro, che è il sindaco di Vigonza ma che è anche avvocato di uno studio molto importante, che è quello del professor Gianfranco Perulli. Allora vediamo ancora la cronaca nera. Vi dicevamo dei 7 arresti, 29 indagati nell'estremismo di destra a Scaligero a Verona, anche per l'aggressione di un 14enne, e vediamo le immagini. Quel giorno, quando ci fu questa aggressione, ci fu anche la fuga di un gruppo di giovani che ovviamente si sono dati alla fuga perché è intervenuta subito la polizia. Queste sono le immagini poi della rissa, ecco, vedete il pestaggio del ragazzo e altri episodi di violenza gratuita a cui si abbandonano spesso i ragazzi, non solo a Verona ma anche in altre città del Veneto, purtroppo. È stato fermato e arrestato a Chioggia un camorrista in fuga, unico scampato ad una maxi operazione condotta il giorno prima dai carabinieri di Napoli, in cui erano state arrestate più di 20 persone. È un arresto eccellente che conclude una vasta operazione anticamorra iniziata in Campania, quello portato a termine a Chioggia dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli con la collaborazione dei militari della compagnia locale. In manette è finito Ciro Oliviero, 48enne del clan Giuliano, appartenente al più ampio clan Mazzarella, definito come l'addetto alla riscossione del pizzo sulla prostituzione dal boss pentito Salvatore Giuliano. Oliviero era riuscito a sfuggire ad una maxi operazione anticamorra ai danni del suo clan, che il giorno prima aveva portato in carcere 22 persone, di cui 5 ai domiciliari, accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, lesioni, rapina, estorsione, detenzione, porto abusivo di arma da fuoco, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. La fuga di Ciro Oliviero è durata 24 ore, interrotta quando l'uomo è stato localizzato e catturato nel comune di Chioggia. E ieri sera a Focus avevamo parlato di infiltrazioni mafiose e anche di reati in cui sono coinvolti molto spesso stranieri. C'è una bassa manovalanza di sicari, di persone che vengono incaricate di colpirne altre. Ieri sera abbiamo parlato delle pizzerie incendiate a Rosaia Cassola e c'era tra gli ospiti l'avvocato Fabio Crea. Sentiamo cosa ha detto a riguardo. Sorprende, almeno che sorprende me, è un sorta di cambiamento sociale, perché i mandanti sono autoctoni, non sono di provenienza straniera. Non è tanto il fatto che ci sia un mandante, diciamo, del nostro territorio, della nostra cittadinanza, è la metodologia dell'azione, che invece deriva da altre estrazioni di natura, chiamiamola culturale, criminogena più che altro, perché l'incendio, questo tipo di azione,
ritorsiva, di vendetta, ha più un sapore di natura estorsiva che in altri contesti territoriali eravamo abituati a vedere. Credo che sia più questo l'elemento di allarme, se possiamo dire, e di dimostrazione del cambiamento di un certo modello sociale da parte anche dei nostri concittadini. Teniamo conto che solo negli ultimi 15-20 giorni, come questa azione incendiaria, ne abbiamo visto un'altra, mi pare, a Quinto di Treviso, esatto. Un'altra ancora molto simile a questa, anche se realizzata non con la concorrenza di altri, con il concorso di altre persone, ma sempre un ex socio. Parliamo di Cima Dolmo, dove si è verificato un attentato incendiario presso il capannone e l'autovettura di un ex socio da parte di un soggetto residente. Allora, questo era l'avvocato Crea ieri sera a Focus. Adesso andiamo in diretta da Lucio Zanato a Castelfranco. A te, Lucio, per una nuova rotatoria importante con sottopasso ciclopedonale. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta. Sono con il vicepresidente della giunta regionale Elisa De Berti e con il presidente della provincia nonché sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Siamo qui perché è un momento importante per la viabilità della Marca Trevigiana, ma non solo, perché il nodo di Castelfranco, importantissimo nell'asse est-ovest da Treviso verso Vicenza, vede snodarsi un nodo, vero vicepresidente? Allora la finiamo con il semaforo di Barbesin, con l'incrocio di Barbesin, e cominciamo con una rotatoria all'ennesima. Sì, allora diciamo che in questi anni con il comune di Castelfranco, nello specifico con il sindaco Marcon, c'è sempre stata una sinergia e un approccio alla individuazione dei problemi e dei fabbisogni del territorio veramente particolare, perché Stefano, quando in questi anni è venuto da me, non ha mai detto fammi la rotonda, ma ha sempre detto io posso fare la mia parte, facciamola insieme. E devo dire che è sempre stato un approccio molto proficuo. Questa, insomma, è la terza rotonda che viene fatta, che viene realizzata, un incrocio con una messa in sicurezza, e sapete che come regione ci teniamo tantissimo alla messa in sicurezza delle strade, ma che abbiamo anche condiviso, insomma, progettualità spesso e volentieri con la provincia. Per me è un piacere essere qui oggi e aver assistito alla firma di questo accordo, che vedrà nei prossimi mesi la realizzazione da parte del comune del progetto e l'anno prossimo la realizzazione effettiva dell'infrastruttura. Sindaco, 1.870.000 euro, giusto? Di cui 1.000.000 finanziati Regione, cioè Veneto Strade e ANAS, però ci sono 700.000 euro che arrivano dalle multe dei T-RED. Voi non avete messo Autovelox, ma avete messo T-RED. Sì, è un sistema che rileva le sanzioni da codice della strada, che a me è sempre piaciuto, nel senso che gli attraversamenti con il rosso è una delle infrazioni più odiose. Però ricordo che è il modello che è risultato vincente, e non si fonda la realizzazione di questa terza rotatoria sulle entrate da T-RED. È stato un di più di quelle risorse che la Regione tramite Veneto Strade mette a disposizione per la miglioria e per la sicurezza della viabilità, e le ha destinate tutte a Castelfranco Veneto, perché ricordo la copartecipazione per la prima rotatoria, quella che noi chiamiamo dal McDonald's, la seconda quella di Bella Venezia, e questa è la terza, ed è un motivo di grande soddisfazione per il sottoscritto, perché andiamo a togliere 3 semafori sull'SR53. Era un impegno che mi ero preso ancora quando mi sono candidato la prima volta, e con pazienza siamo riusciti e riusciremo a risolvere questo decennale problema, che era molto sentito dai cittadini, non solo per il traffico, anche per la sostenibilità ambientale, perché ricordo non essere secondaria, no? Sappiamo tutti quanto inquinano le macchine ferme ai semafori piuttosto che i passaggi a livello. Avremo un miglioramento anche della qualità della vita. Ma abbiamo capito da lei come sindaco, a lei non piacciono molto gli autovelox. Gli autovelox sono uno strumento che crea tensione, discussione, specialmente laddove vengano abbassati i limiti da 70 a 50 piuttosto che a 30, in qualche esempio abbiamo visto in un capoluogo di regione. Io credo che gli autovelox siano uno strumento che, se viene usato così come è stato ideato alla nascita, cioè
piazzarlo in quelle strade dove i limiti sono a 90 piuttosto che in autostrada a 110 o 130 abbia una sua valenza. E in effetti lì ci sono poche polemiche. Nascono le polemiche ai sindaci nel momento in cui metti un autovelox su una strada con il limite dei 50 all'ora e diventa un po' difficile da gestire. Parleremo poi un'altra volta, perché qui parla forse anche il camionista, diciamo, naturalmente. Assessore, però ne approfitto, perché lei è arrivata qua e ha preso la SPV, giusto? La Superstrada Pedemontana Veneta. Come sta andando? Perché siamo tutti qui che stiamo aspettando, diciamo così, quando si abbassano un po' le tariffe. C'è qualche buona novità per noi? No, allora, noi abbiamo sempre detto che lo studio sulle tariffe lo avremmo fatto e avremmo fatto i conti ovviamente a traffico definito, quindi l'interconnessione è stata aperta ai primi di maggio, adesso abbiamo davanti dei mesi dove possiamo fare valutazioni sul traffico, certo, e non sono delle stime. Il traffico sta aumentando, l'abbiamo già detto, l'ha detto il Presidente quando a fine giugno ha inaugurato il casello di Montecchio, vi è una costante crescita, lo dicono anche gli utenti della SPV, che effettivamente il traffico si vede che aumenta, c'è un aumento soprattutto del traffico pesante e questa è una buona cosa. Lo studio sta andando avanti, appena ci saranno novità ve le comunicheremo, però insomma l'attenzione da parte della regione c'è e stiamo continuando a monitorare i flussi per cercare, dopo è ovvio che è un interesse di tutti, più la usano e più si creano le condizioni per usarla, più l'efficacia dell'infrastruttura si vedrà. È vero che avete avuto un picco quando c'è stato un incidente e il traffico è rimasto bloccato sulla 4, tutti sono passati subito sulla pedemontana? Sì, quando c'è stato il camion di vitelli che si è ribaltato e avevamo visto quelle scene simpatiche dei vitelli che percorrevano la A4, ovviamente il traffico è stato deviato in pedemontana e quel giorno abbiamo avuto un picco, però considerando la saturazione, i flussi di traffico che ci sono nella Brescia-Padova, ben venga la pedemontana, perché ha dimostrato di essere necessaria e una valvola di sfogo utile, anche perché parlare di quarta corsia nella Brescia-Padova è un intervento da non sottovalutare e a me piace dire che sul corridoio est-ovest abbiamo già la quarta ma anche la quinta corsia della Brescia-Padova, che è la pedemontana. È ovvio che bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutto. Come dire, insomma, limitiamo gli impatti ambientali su nuove realizzazioni. Sì, cioè, allora noi abbiamo delle infrastrutture già esistenti, più consideriamo che sulla corridoio mediterraneo abbiamo anche l'alta velocità che sta venendo avanti, quindi non dobbiamo continuare ad andare a pensare a consumo di suolo obbligatoriamente, dobbiamo fare una valutazione seria e ponderata di quello che già esiste ed eventualmente mettere in campo delle politiche che riescono a sfruttare al massimo, anche politiche tariffarie che riescono a sfruttare al massimo quello che già esiste. Insomma, la pedemontana è un'infrastruttura bella perché è bella, 70% in trincea, quindi ha un impatto ambientale veramente molto limitato, cerchiamo di adottare tutte le misure perché venga utilizzata. Non dipende ovviamente solo dalla regione, ma ci vuole una visione ampia. Grazie, a te la linea, direttore. Grazie molte a Lucio Zanatto, al presidente sindaco Marcona, alla vicepresidente Elisa De Berti, e anzi Lucio, invitali a Focus per conto mio la sera, li aspettiamo nel nostro seguitissimo talk. Anche ieri sera abbiamo fatto degli ascolti record. Ma adesso andiamo a Venezia in diretta, perché in furia la polemica sulla proposta di un consigliere di minoranza di utilizzare le pistole ad acqua contro i turisti. Il sindaco Brugnaro minaccia denunce. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, dopo quanto emerso ieri, l'avevamo fatto anche in un nostro collegamento in diretta con il collega Filippo Fois, è scoppiata una polemica ed è insorto più di qualcuno. Allora, innanzitutto partiamo con questa. Eccolo qui l'oggetto del contendere, la pistolina ad acqua. Vedete, ora non mi metto a sparare perché potrei rischiare, giusto consigliere Sacca, di incorrere anch'io
in qualche reazione sgradevole di essere fucilata. Al contrario, cos'è successo? C'è stata la proposta di uno dei consiglieri di opposizione di tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, di sparare acqua, okay, parliamo di acqua, contro i turisti. Questo perché? Per far fronte al turismo di massa che secondo molte opposizioni non viene gestito in maniera ottimale dall'amministrazione. Il contributo d'accesso, sono in molti a dire che è stato e sarà un buco nell'acqua, visto che siamo in tema, e quindi dal consigliere Martini è arrivata questa proposta. Ebbene, il sindaco Brugnaro è subito insorto, non è nemmeno sua abitudine farlo con tutta questa frequenza anche attraverso gli organi di stampa contro l'opposizione. Questa volta l'ha fatto dicendo: non posso non intervenire in risposta a questa proposta, e addirittura dice: con la giunta e i consiglieri comunali decideremo assieme come agire sotto il profilo civile e penale, se servirà, perché queste proposte pubbliche stanno danneggiando l'immagine internazionale della città. Qui insieme a noi c'è il consigliere di opposizione, capogruppo del Partito Democratico, Giuseppe Sacca, che insieme anche a Monica Sambo, ma altri consiglieri di opposizione, parliamo di Gasparinetti, di Wiesmann, insomma siete tutti abbastanza d'accordo di non essere d'accordo, passatemi la ripetizione, con la proposta del consigliere Martini. Perché? Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Noi non siamo assolutamente d'accordo per un principio molto semplice. Venezia deve essere una città accessibile e accogliente per tutti. È per questo che noi, ad esempio, siamo contrari al ticket d'ingresso introdotto dall'amministrazione, che rende Venezia la prima città a pagamento. Ed è anche per questo che non possiamo appoggiare proposte del genere, non siamo assolutamente d'accordo. Certo, esiste il problema della gestione del turismo a Venezia, e questa amministrazione, ormai al governo praticamente da 10 anni, non sta facendo assolutamente nulla per agire nella direzione corretta. La direzione corretta, ribadisco, è quella di fornire servizi di qualità ai cittadini, ai residenti, e far sì che Venezia sia una, come dire, una città accogliente. Noi dobbiamo lavorare sull'offerta turistica, quindi lavorare sulla mobilità e lavorare su tutta una serie di servizi che oggi sono al di sotto della soglia di decenza. Su questo noi come opposizioni stiamo insistendo, e queste sono le proposte che portiamo in consiglio comunale. Altre cose, Steve, francamente non ci trovano minimamente d'accordo, e in questo caso non abbiamo nulla che spartire con la proposta del consigliere Martini. Ecco, senta, ma secondo lei, insomma, visto che comunque vi conoscete, la sua proposta era seria? Ma io questo non lo so, non posso parlare per altri consiglieri, è giusto ascoltare il consigliere Martini. Insomma, oggi ho già letto sui giornali mezze, diciamo, retromarce, parlando di goliardie e quant'altro. Però ecco, chi riveste ruoli pubblici ovviamente deve stare molto attento, deve pesare le proprie parole dall'inizio alla fine. Ecco, quindi noi come Partito Democratico stiamo lavorando perché la nostra città sia accogliente e accessibile, sia capace di fornire servizi di alta qualità per i residenti e per i turisti. Ovvio, bisogna gestire il turismo, bisogna gestire i flussi, e su questo l'attuale amministrazione non sta facendo assolutamente nulla. Ecco, Sacca, tra l'altro mi viene in mente, non sono ancora riuscita a contattare Matteo Secchi di Venezia.com, chissà come la prenderebbero loro, visto che parlano sempre di una Venezia come parco a tema, ci starebbe anche bene. Ma come dicevo, purtroppo c'è questo tema, ma parte, diciamo, anche dall'introduzione del ticket. Sta passando un'idea che la nostra città sia una città appunto parco a tema, in cui semplicemente per entrare, non per fruire dei servizi, semplicemente per metterci piede è necessario pagare. Queste, insomma, sono scelte assolutamente scellerate, che tra le altre cose mancano completamente il bersaglio che deve essere quello di gestione dei flussi turistici. I numeri, tra le altre cose, che l'amministrazione fornisce in maniera del tutto poco trasparente, e dimostrano come il ticket non è riuscito minimamente a intaccare il numero dei turisti che entrano in città. Ma non è solo farli entrare, è poi gestirli quando sono in città. Ecco, tutto questo manca. Basta pensare al trasporto pubblico, come è ridotto in questa nostra città. Mentre noi stiamo parlando, anche oggi sono saltate delle linee a CTV, questo per motivi tecnici ufficialmente. La realtà è che è mancata programmazione, e quindi mancano marinai, mancano piloti, e quindi saltano letteralmente, senza, come dire, dall'oggi al domani intere linee CTV, oppure pontili. È stato chiuso il pontile a San Nicolò al Lido, che è per funzioni sostanzialmente balneari estive, e lo chiudiamo a luglio. Cioè, l'amministrazione di questa città su tanti temi sta veramente andando incontro a un turismo di massa.
È questo che noi contestiamo, però ciò non toglie che chi viene a visitare la nostra città deve essere accolto e deve trovare servizi, ribadisco, di alto livello. Su questo noi stiamo lavorando con proposte precise e concrete in Consiglio Comunale. Il resto è goliardia e la lasciamo ad altri, non certo a chi si occupa di amministrazione della città. Quindi, consigliere, mi perdoni, se io le do questa, lei cosa fa? Niente, la non vuole. La regalo a mio nipote, che potrà giocarci con i suoi amici in giardino, nelle case, insomma. Questa è per i bambini che giochino tra di loro, non ha nulla a che vedere con il turismo in città. Non abbiamo intenzione di posizionarci qui proprio ai piedi di Venezia. Qui ci troviamo sotto il ponte di Calatrava con una serie di pistole e fucili ad acqua per accogliere così i turisti sparandogli acqua. Assolutamente, purtroppo oggi i turisti trovano delle insegne che raccontano quanto bisogna pagare in città. Noi immaginiamo che invece all'ingresso della nostra città ci siano punti turistici e ci siano tutta una serie appunto di agevolazioni, perché chi vive e chi viene a visitare temporaneamente o chi viene a vivere temporaneamente in città possa fruirla al meglio. Tutto il resto sono errori, sono madornali errori che noi contrastiamo quotidianamente col nostro lavoro politico. Tra l'altro, dopo tutto quello che ha detto il consigliere Sacca, vi ricordo che l'ultimo fine settimana è stato quello di chiusura della fase sperimentale del contributo d'accesso, e quindi ora ci si aspetta che numeri alla mano a breve l'amministrazione effettivamente renda conto a tutti di quelli che sono stati i numeri, le iscrizioni e ovviamente anche gli introiti economici. Ringrazio il consigliere Giuseppe Sacca. A questo punto la pistola ad acqua la teniamo, la diamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, a meno che non la vogliate in studio per rinfrescarvi con gli ospiti. Dimmi tu, direttore. Guarda, stavo proprio, mi hai tolto la parola di bocca, cioè io userei le pistole ad acqua con questo caldo torrido per rinfrescarsi, così farsi una mini doccia. Quindi potreste utilizzarla tu, Ilaria, con Simone Merlo, che lavorate in queste condizioni con un caldo insopportabile. Grazie molte. A presto, grazie molte. A voi, grazie. Buon lavoro. Adesso andiamo a vedere le voci raccolte su questa polemica da Filippo Fois tra appunto i turisti veneziani e gli stessi veneziani. Sentiamo. A Barcellona migliaia di residenti hanno marciato contro le storture di un turismo di massa che negli ultimi 10 anni ha fatto impennare del 68% il costo degli alloggi. Alcuni manifestanti hanno spruzzato i turisti con pistole ad acqua e recintato i locali con del nastro bianco-rosso da cantiere. E a Venezia è polemica in comune dopo che il consigliere di opposizione Giovanni Andrea Martini ha definito la manifestazione un esempio che va sicuramente seguito e la protesta con pistole ad acqua una modalità pacifica e divertente per protestare. È stata una provocazione, logicamente noi non vogliamo armare di pistole ad acqua nessuno, vogliamo però mettere al centro, come è successo, dell'attenzione la città che sta soffrendo di un turismo incontrollato, di un turismo di massa che sta soffocando la città. Il mese scorso proprio il sindaco di Barcellona ha annunciato che non rinnoverà le licenze degli oltre 10.000 appartamenti attualmente affittati ai turisti. Dal 2029 in città non ci saranno più locazioni brevi. A Venezia, dove gli affitti brevi sono circa 8.000, da tempo le opposizioni spingono per una regolamentazione. Non a caso chi se l'è presa di più di fronte a questa provocazione sono proprio gli amministratori. Dall'assessor Venturini, Adduin, al pseudo candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Speranzon. La responsabilità di quanto stiamo subendo è precisa ed è di chi ci sta amministrando. Intanto una turista thailandese chiede clemenza. Le cose si possono risolvere anche senza innaffiare i visitatori. No. Please don't. Capisco che a volte i turisti buttano i rifiuti per terra. Secondo me non ci sono neanche tante toilette pubbliche o è difficile trovarle. There is tourist. This is a tourist spot. Certo che ci sono turisti. È un posto turistico questo. Non ne so molto, ma penso sia un bene per la gente e per l'economia. Molto probabilmente la lettura in perfetta buona fede di questo turista canadese incredulo delle proteste è sintomatica della percezione con cui fuori città si tende ad esaurire ogni ragionamento su Venezia, a tourist spot, una località turistica. I mean, there are a lot of tourists. Voglio dire, ci sono così tanti turisti, anch'io sono una turista. Ce ne sono troppi?
Sì, ma rimane comunque una bella città, non si può dire altrimenti. La turista turca è accompagnata da un giovane bielorusso. Credo sia giusto protestare per difendere la città, ma le cose dovrebbero essere fatte ad un livello più alto, governativo ad esempio. Non credo che tassare i turisti sia la soluzione, ma sicuramente qualcosa può essere fatto. In servizio di Filippo Fois con i nostri registi Mattia Pizzaia e Fabio Fagliero. Andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. Sono stati attimi di paura ieri all'ora di pranzo in un'abitazione di via Giotto a Borgo Ricco, dove è andata a fuoco una taverna. Le fiamme sono partite da una pentola di olio sul fornello e si sono propagate in fretta. All'interno dell'abitazione una nonna che ha messo in salvo i due nipotini uscendo in strada e dando l'allarme. I tre sono rimasti leggermente intossicati dal fumo. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme, che erano già arrivate al vicino garage dove era parcheggiata un'auto con la bombola a metano. Bisogna stare veramente molto molto attenti in cucina, con le prese elettriche, insomma bisogna fare particolare attenzione, soprattutto quei pochi fumatori rimasti, è bene che stiano attenti a non addormentarsi con la classica sigaretta in mano, perché succede ancora oggi. Va in archivio e siamo passati alla politica locale, il primo consiglio comunale dell'era di Nicola Finco, con una rivoluzione politica fra i banchi di maggioranza e minoranza. Io, Nicola Ignazio Finco, eletto sindaco della città di Bassano del Grappa, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Comincia così, con il giuramento del sindaco Nicola Finco, una nuova pagina della storia di Bassano del Grappa. Nel primo consiglio comunale è stato eletto Stefano Monegato, in quota Fratelli d'Italia, alla presidenza dell'assemblea, mentre la vicepresidenza è andata a Manuel Remonato di È il Momento. Scambiate le cortesie di rito, espletate le formalità del caso e date una notevole spolverata all'argenteria, visto che la geografia politica del consiglio è cambiata in modo piuttosto radicale, parte in modo ufficiale l'amministrazione Finco e il sindaco ha voluto invitare tutti i consiglieri a rispettare il proprio ruolo, ricordando che alla fine l'azionista di maggioranza del municipio sono sempre i cittadini. Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo importantissimo, più importante anche di un assessore, perché ha modo prima di tutto di fare esperienza della macchina amministrativa, di conoscere bene la città, ma soprattutto di essere la sentinella del territorio che poi porta all'interno delle istituzioni quelle che sono le esigenze e le problematiche. Quindi ho augurato a tutti i consiglieri buon lavoro e ovviamente però gli ho detto siate orgogliosi del ruolo che rivestite, perché uno dei ruoli più importanti è rappresentate comunque 43.000 abitanti, quindi è un ruolo veramente impegnativo per tutti noi. E come commenta questa prima seduta? Ma una seduta più che positiva, abbiamo voluto dare un messaggio di apertura anche alle opposizioni, visto che insomma ce l'avevano chiesto, ma ci sembrava giusto, quindi abbiamo votato insieme sia il Presidente che il Vicepresidente dell'Assemblea. E questo è Nicola Finco, dove sempre a Bassano ovviamente le minoranze chiedono all'amministrazione di collaborare nel governo della città. Basta un voto per vincere una tornata elettorale, a maggior ragione tramite il ballottaggio, come è successo a Bassano. Ma quando i voti di differenza fra chi ha vinto e chi ha perso sono pochi, bisogna creare un clima di collaborazione e condivisione. A dirlo, nella prima seduta del Consiglio Comunale dell'era Finco, è l'opposizione compatta, a partire dallo sfidante dell'esponente leghista. Io credo che a maggior ragione oggi bisogna tenere presente che qui dentro maggioranza e opposizione insieme non rappresentiamo il 50% degli elettori bassanesi, e quindi figuriamoci, insomma, ecco, quindi la maggioranza ha questo problema, ce l'abbiamo anche noi tutti, quindi dobbiamo cercare intanto di condividere più possibile le scelte strategiche per Bassano. Ovviamente la maggioranza ha l'onere e il dovere di governare e di portare avanti le proprie proposte, però ci sono alcuni temi sui quali dobbiamo trovare un accordo preventivo. In questo clima c'è chi parla di concordia per lanciare un segnale alla maggioranza.
Concordia significa riappacificare, tenere la pace, stare insieme. E noi gli bastiamo per tutti Europa Verde, per quello che è il nostro peso all'interno del Consiglio lo faremo, saremo propositivi, vigileremo, saremo amministratori, amministratrici attente. La Concordia è un auspicio e mi auguro che tutte le consigliere e tutti i consiglieri vogliano coglierlo. E proprio sul tema della rappresentatività, anche chi ha ricoperto il ruolo, che adesso è di Nicola Finco, richiama l'amministrazione alle proprie responsabilità. Anche con un voto si vince e si ha diritto dovere di governare, ci mancherebbe altro. Però su un piano di opportunità e di amministrazione vera e propria, concreta, credo che sia sempre auspicabile che maggioranza e minoranza si parlino, almeno sulle questioni fondamentali della città che durano molto più di 5 anni. Ecco, questa volta non è solo auspicabile e opportuno, ma è assolutamente doveroso. E sempre con Ferdinando Garavello, responsabile della redazione Bassano e Grappa, vediamo chi è il nuovo presidente del Consiglio Comunale, Stefano Monegato. È sempre gratificante, è sempre anche emozionante, perché lavorare per la nostra città è sempre uno stimolo continuo. Dopo un'amministrazione in panchina sono rientrato e ho avuto questa grande gratificazione di essere votato all'unanimità anche da parte delle opposizioni come Presidente del Consiglio Comunale, quindi rappresenterò tutta quanta la città e tutti, ogni singolo consigliere comunale. Notizia che riguarda la morte di una nostra collega del Corriere del Veneto, una giornalista molto stimata, Laura Tedesco. C'è una nota del presidente della regione Zaia che la ricorda con profonda commozione e tristezza. Nata a Montebelluna nel 78, Laura ha dedicato la sua vita, dice Zaia, alla professione giornalistica, diventando una voce rispettata e autorevole nel panorama dell'informazione regionale. La sua lunga carriera è stata caratterizzata da un impegno costante, un'integrità ineccepibile e una passione straordinaria per la ricerca della verità. Adesso parliamo dei timori della variante K e parliamo di nuovo del Covid, perché ha rialzato la testa e sentiamo cosa ci ha detto il virologo professor Pregliasco. In questo momento siamo in una situazione di rialzo, non macroscopico come appunto nelle prime ondate, ma purtroppo una nuove varianti, in particolare una si chiama KP3.1.1. Un virus che fa meno paura, ma che ogni 4-6 mesi trova una nuova strada per aggirare il nostro sistema immunitario. Ha un nome, la nuova variante del Covid. I dati segnano un rialzo dei contagi, più 25% in una settimana. A confermarlo il virologo Fabrizio Pregliasco. Un virus che è immunoevasivo, cioè che riesce a schivare quell'immunità ibrida che noi ci siamo guadagnati, nel senso che ognuno di noi è venuto già in contatto col virus. Febbre, tosse, affaticamento, dolori muscolari, sintomi simili a quelli dell'influenza. Resta la perdita di gusto e olfatto, il minimo comune denominatore di quasi tutte le varianti e tratto distintivo di Covid. K3.1, sottovarianti di JN1, diffusa a partire dallo scorso dicembre. Variante contagiosa ma non aggressiva, i sintomi più gravi possono interessare malati cronici e pazienti immunodepressi. Non sono numeri pesanti, però purtroppo ogni settimana in Italia decedono ancora 20 persone. Il numero non fa le notizie del passato, sono persone anziane, fragili, con tante altre patologie, però avrebbero potuto vivere ancora se non avessero inciampato in questo virus. A conferma del consiglio di ricordarsi di indossare la mascherina in ambienti ospedalieri oppure quando si è in presenza di persone fragili per i quali il Covid ancora in futuro sarà un problema. E in questo senso il messaggio che volevo dare è: nel prossimo autunno sarà necessario per le persone anziane e fragili eseguire una dose di richiamo col vaccino aggiornato JN1 e si potrà cogliere l'occasione di eseguire contemporaneamente nella stessa seduta 2 iniezioni per proteggersi dall'influenza e per proteggerci dal Covid.
Le regioni stanno cercando di abbattere il monte delle ore delle liste di attesa, ci si è riuscito in parte, ma rimangono casi come quelli di Lucia e di Roberto, che hanno chiesto una risonanza urgente da fare, ma dopo 6 mesi sono ancora senza un appuntamento. Sentiamo cosa ci hanno detto. L'impegnativa era entro 30 giorni. Porta la data del 1 febbraio 2024. Ad oggi noi stiamo ancora aspettando l'appuntamento, la data dell'appuntamento. Delle cellule tumorali alla prostata da tenere sotto controllo, biopsie e analisi annue, l'esito delle ultime con valori che destano sospetti. Per questo, su richiesta dell'urologo, una risonanza con e senza contrasto da svolgere con priorità entro 30 giorni dall'emissione della ricetta. È il caso denunciato da Lucia, moglie di Roberto, 66 anni, che da tempo cerca di monitorare lo stato delle cellule tumorali riscontrate ormai qualche anno fa. Siccome questo appuntamento non te lo dà il CUP, te lo dà la radiologia, sono stata in radiologia e gli ho fatto presente. Sono andati a cercare la cartella. Ah sì signora, abbiamo trovato la cartella, questa è stata la risposta. E dico, ma voi avete visto che nell'impegnativa era segnato entro 30 giorni? Sì signora, ma questi sono i tempi, queste sono le disposizioni. Se l'impegnativa o il medico specifico richiede entro 30 giorni, credo che insomma ci sia un motivo. Apprensione e preoccupazione quella che Lucia e il marito Roberto vivono ormai da gennaio, momento in cui hanno ricevuto la notizia e il conseguente invito a svolgere al più presto una risonanza per verificare lo stato delle cellule tumorali e che ancora devono ricevere a 6 mesi di distanza la data dell'appuntamento. Situazione già vissuta anche dalla signora Lucia. Io addirittura dovrei fare una mammografia programmabile per novembre, data da un oncologo, e ho chiamato a gennaio, questo ancora, e me l'hanno programmata per aprile 2025. La gente che sta aspettando, che magari aspetta un responso che potrebbe essere anche brutto, ok? Cioè non è che si senta tanto bene, Messi da parte, tra parentesi, nel senso che parlano tanto di prevenzione, ma se questa è la prevenzione, cioè non so come fosse chi non fa prevenzione. L'intervista di Eddie Kaliman, sentiamo cosa dice a riguardo il direttore della USL Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Io mi scuso, stiamo prendendo in mano anche queste. Ricordo a tutti che proprio per l'edificio 29 stiamo facendo un trasferimento di tutte le tecnologie e che finiremo ovviamente a fine settembre. E cosa succede? Che stiamo lavorando con una sola macchina invece di quattro, con un camion mobile, ma che sta poche ore, può fare pochi esami. La situazione dovrebbe tornare alla normalità con il mese di ottobre, all'origine dei pesanti ritardi che ha subito tutta la diagnostica delle risonanze magnetiche e lo spostamento delle macchine, rimaste così ferme almeno per un mese e mezzo perché sottoposte a riprogrammazione. Chiaramente andrò a verificare il caso in particolare in modo tale da poter dare con sicurezza a questo signore l'appuntamento. L'impegno del direttore generale Francesco Benazzi a prendere visione del caso per dare una risposta immediata. Sul tema delle liste d'attesa oggi, con un ragionamento più ampio, è intervenuto anche il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ha rilanciato la proposta di legge presentata a Camera e Senato, la cui discussione sarà ricalendarizzata la prossima settimana. Quello che noi diciamo anche a livello nazionale è che ci vuole un investimento superiore spesa sanitaria in rapporto al PIL, portandolo fino al 7,5%, e questo deve servire per un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri che devono rimanere nel pubblico perché incentivati anche a farlo, e per un piano in grado di smaltire le liste d'attesa che, come ho detto, sono ancora lunghissime se non infinite. Una sala operatoria mobile è stata donata dall'esercito all'azienda ospedaliera padovana. Vai,
Una sinergia esercito-sanità che rappresenta un caso unico in Italia e che ha portato a Padova la donazione di una sala operatoria mobile che è stata allestita in un'area servizi all'interno dell'azienda ospedaliera. La concessione a Padova della struttura medica nasce dalla necessità di sopperire alle criticità rappresentate dalla Banca dei Tessuti del Veneto, dovute anche alla carenza di strutture che garantiscono l'effettuazione dei prelievi multitessuto. Sono dei dispositivi che hanno determinati costi, delle manutenzioni che sono obbligatorie, quindi da un lato un aspetto diciamo essenzialmente logistico amministrativo e poi c'è l'aspetto primario che è quello dell'addestramento del nostro personale. Nell'ambito dei nostri valori c'è chiaramente valori, tecnologia e addestramento, e questa è una grande opportunità per noi perché, come è stato spiegato, avremo la possibilità di addestrare il nostro personale, non soltanto quello diciamo in fase di specializzazione, ma soprattutto i soccorritori militari, che sono quelli che impieghiamo abitualmente in nostri tutti i teatri operativi. La sala operatoria mobile è stata resa disponibile dal comando logistico dell'esercito ed è stata installata dal personale del terzo reparto sanità Milano. Rimarrà in uso all'azienda ospedaliera di Padova per un anno con possibilità di rinnovo della convenzione. Restiamo a Padova perché si è concluso il cantiere in via Friburgo alla Stanga e intanto la Giunta ha stanziato fondi per realizzare un nuovo parco pubblico. Dopo poco più di un anno si è concluso l'intervento di riduzione dell'inquinamento acustico nell'area di via Friburgo tra i quartieri Stanga e San Lazzaro a Padova. Realizzata la collinetta e il posizionamento delle barriere fonoassorbenti metalliche alte 7 metri per proteggere i residenti dai forti rumori provocati dalla ferrovia dove passano i treni commerciali e dalla strada. A intervento concluso siamo tornati a fare i rilievi acustici negli stessi punti in cui li avevamo fatti prima della realizzazione delle barriere. E il risultato è molto buono, si diminuisce da 6 decibel e mezzo a oltre 14 decibel l'impatto con il rumore. L'intervento, seppur richiesto dai residenti, aveva creato non poche frizioni con l'amministrazione comunale perché il posizionamento della barriera aveva imposto il taglio di un centinaio di alberi e arbusti. La giunta comunale però nell'ultima seduta ha approvato un finanziamento di 110.000 euro per realizzare un nuovo giardino pubblico proprio a ridosso dei condomini. Siamo in una zona residenziale a ridosso della zona industriale, quindi è importante anche introdurre queste mitigazioni. Adesso l'intervento, l'infrastruttura è quasi ultimata, tra una decina di giorni il cantiere smobiliterà da lì, quindi anche via Friburgo tornerà a essere percorribile in tutta la sua larghezza. Abbiamo finanziato questa settimana in giunta il progetto di realizzazione del giardino e quindi di miglioramento non solo della condizione acustica di quell'area, ma anche per rendere quell'area più accogliente, ma soprattutto più verde rispetto a prima. Un'area verde pubblica con nuovi alberi e anche una zona attrezzata per l'allenamento fisico a disposizione di tutti i residenti del quartiere. Andiamo a Belluno, dove Dolomiti Bus fa il primo bilancio del trasporto a chiamata Trillo, ritenendo che i dati siano più che soddisfacenti, ma utenti e commercianti sono di parere diverso. C'è tanta difficoltà, nonostante la Dolomiti Bus dichiari che c'è un giro notevole di 4.400, leggevo, cioè si fa bella, no. I numeri sono numeri ed è difficile confutarli, come altrettanto complicato risulta alla cronista sovvertire l'umore degli utenti che, impavidi nonostante l'età avanzata, ce la stanno mettendo tutta per abituarsi a Trillo, il servizio di trasporto a chiamata operativo da un mese. I dati sfornati da Dolomiti Bus sono trionfanti, ma gli effetti sul campo che stiamo documentando da 3 settimane cozzano con i commenti entusiasti della dirigenza. Io prima avevo un mio autobus, andavo tranquilla, io adesso non lo posso più fare. Quindi c'è un disagio diffuso? Diffuso, enorme. Enorme. E Dolomiti Bus però afferma che tutto va bene. No, non va bene un cavolo, scusate il termine. Io ho 91 anni. Queste povere vecchie anziane come me venivano a farsi la spesa perché giù non c'è niente. I figli sono magari a lavorare all'estero, chissà, e se restano senza niente, non è giusto. Se a me la mattina mia figlia mi telefona, mamma, il bambino che sta male da andare a prendere all'asilo, io sono
sbloccata. Tutte le sere a telefonare, noi invece qua come fonemo, dai, telefono, telefono, dopo ti rispondono, non ti rispondono. Perché il problema resta sempre lo stesso, lunghe, estenuanti attese per prenotare al telefono la corsa che magari non passa. La signora di 91 anni ci porge il suo smartphone e proviamo a prenotare il suo rientro a casa a Borgo Pra. Il servizio è rapido, ma la corsa è disponibile solo alle 14.30 e l'orologio segna le 11.15. Siamo qua dalle 10.30, perciò già un'ora qualche giorno. Che cosa pensa di Trillo? È veramente una vergogna per gli anziani, per una sorella disabile che ho, che bisogna sempre aver qualcuno che sa dietro. C'è un'anziana di 90 anni che si fa le scalette per venire in piazza, chiaramente, quando può. È una cosa vergognosa per la città di Belluno. E poi il danno quantificabile patito dai commercianti esclusi dalla riorganizzazione del servizio, che hanno notato con preoccupazione il drastico calo della clientela. Alla EO lo si nota a vista d'occhio e la conferma arriva dalla responsabile del punto vendita. Non va meglio all'ortofrutta in Piazza delle Erbe. In effetti io ho dei clienti che non vengono più in centro perché o se riescono ad arrivare in centro non riescono a ritornare a casa, perché bisogna prenotare la chiamata almeno 2 ore prima, però gli danno un lasso di tempo troppo largo. Il calo è stato, come dicevamo, del 30%, insomma, tutti ci siamo accorti, comunque indistintamente. Le attività sono qua da anni e qualcosa capiscono, nel senso che poi ben venga qualche novità, ma cioè, deve essere studiata in modo di non arrecare danno a nessuno. Servizio di Tiziana Bolognani, che è responsabile della nostra redazione bellunese. Decisione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, quella di non consentire più l'uso di cellulari nelle classi scolastiche elementari e medie. Non sarà possibile usare i cellulari in classe per i bambini delle elementari e per i ragazzi delle medie. D'accordo, perfettamente d'accordo, ma anche dopo. Anche dopo? Per me sì. Ma sono d'accordo da una parte, cioè per i piccoli, sì. Cioè, sono d'accordo. Stop ai cellulari in classe anche per scopi didattici nelle scuole elementari e medie. È quanto indicato dalle circolari firmate dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. I pareri su questi provvedimenti sembrano andare di pari passo con l'età degli intervistati. I giovani sono naturalmente molto più aperti all'utilizzo di telefonini e tablet anche per apprendere e studiare, mentre chi ha qualche anno in più, memore della propria esperienza scolastica priva di strumenti tecnologici, saluta con favore l'iniziativa. Mi par giusto. Ma mi non lo uso mai, mi non mi fa niente proprio. Mi lo qua. È chiaro che magari vietare secondo me è sbagliato, perché chiaramente quando uno mette un divieto incoraggia magari a fare una cosa che non va fatta, Però da una parte capisco, perché giustamente io alle elementari e alle medie il telefono non ce l'avevo, però vietare secondo me è molto estremo. Ottimo, benissimo. Ai nostri tempi non voglio essere che insomma pensa alla gente come eravamo, è una cosa bellissima, è giusto che sia così. No, sono d'accordo, tra l'altro la nipote va alla prima superiore e consegnano i cellulari quando entrano in classe. No, a me non è stato dato questo divieto alle superiori e infatti non c'è mai stato nessun tipo di problema in realtà a livello anche di scolastico. Certo, c'è chi magari segue un po' meno, però alla fine la società è questa, nel senso le aspettative sono diverse, l'attenzione la si deve raccogliere in un altro modo. Non farlo usare, direi che minimo, cioè non usarlo mai, no, ma non farlo usare in classe, se no qua, per davvero, credo proprio che sia corretto. Perché già tutto il giorno purtroppo ce l'ha in mano, tra le amiche una cosa e l'altra, e per la scuola è molto giusto non averlo. Non saranno contente, ma i genitori penso di sia. Commenti dei triestini raccolti dalla nostra collega Laura Buccarella. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi ritorniamo.
Per la prima volta dopo oltre 500 anni dalla fondazione della fabbrica di San Pietro, due donne entrano a far parte dell'organico dei sanpietrini manutentori della Basilica Vaticana e una di loro è una 26enne padovana. Si chiama Lisa Maniero, ha 26 anni ed è di Abano Terme, arriva da un lungo percorso artistico, prima al Liceo Selvatico di Padova, poi all'Accademia di Belle Arti di Venezia e lei, insieme alla 21enne calabrese Miriana, la prima sanpietrina manutentore della Basilica Vaticana. Per la prima volta, dopo oltre 500 anni dalla fondazione della fabbrica di San Pietro, due donne entrano a far parte dell'organico dei sanpietrini. Lisa e Miriana hanno frequentato il corso per decoratori, stuccatori e muratori della Scuola Arti e Mestieri della fabbrica di San Pietro. Da anni è consolidata la presenza di mosaicisti dello studio del mosaico vaticano annessa alla fabbrica, ma mai prima d'ora le maestranze femminili erano entrate nel corpo dei sanpietrini. Abbiamo già ricordato con Vanessa Banzato in diretta ad Asiago le celebrazioni di domani e le seguiremo ovviamente per voi e per dar conto come sempre di quanto fanno le penne nere. È un appuntamento da non perdere a partire dalle 8:45 di domani. Alpini e Media Nord-Est, un binomio inscindibile. Anche in occasione del centenario della sezione Monte Ortigara e dei gruppi alpini di Asiago e Gallio, le nostre telecamere e i nostri microfoni vi racconteranno sfilamento, cerimonie, testimonianze delle celebrazioni previste in diretta sabato mattina dalle 8:45. Questo è il periodo dei centenari. Dopo il centenario dell'associazione nel 19, le sezioni storiche ovviamente che sono costituite nei 5-6 anni successivi, ecco, festeggiano il loro centenario, tra questi ovviamente la sezione di Asiago, direi che è una sezione storica per eccellenza, legata ovviamente a un monte per noi sacro che è il Monte Ortigara, per cui sabato e domenica sarà una cerimonia e una festa doppia, il sabato per i 100 anni della sezione dei due gruppi, la domenica come al solito il pellegrinaggio al Monte Ortigara, che è veramente il nostro punto di memoria, il nostro punto di incontro e anche il momento per ribadire come sempre la validità dei nostri valori e della nostra identità. L'Associazione Nazionale Alpini è stata riconosciuta a pieno titolo nell'ambito del terzo settore grazie alle tantissime iniziative di volontariato. La nostra sintesi è questa: da un lato memoria, dall'altro solidarietà e aiuto soprattutto chi ha bisogno. Lo abbiamo sempre fatto in questi 105 anni di storia dell'Associazione, continueremo a farlo e appunto come accennava lei finalmente anche il Parlamento, e mi piace anche ricordarlo con nessun voto contrario, sia la Camera che il Senato ha preso atto della specificità delle associazioni d'arma ma anche della loro forza all'interno del volontariato. Alla cerimonia di Asiago sarà presente anche il Laboro Nazionale degli Alpini. Memoria e valori li ritroveremo tutti nella diretta di questo sabato dalle 8:45. Servizio di Mirko Cavallina è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Fabio Falliero. Stasera ci ritroviamo, se lo vorrete, con Focus alle 21:15 e vi auguro una buona giornata.